Oggi invece sono a ricordare un amico, un politico italiano, un parlamentare. E tocca ancora a me, Presidente, per un motivo molto semplice. Perché l'ho conosciuto alla Camera dei Deputati nella XVI legislatura insieme ad altri colleghi. Sto parlando di Gianluca Buonanno, signor Presidente, un parlamentare, un amico, un papà che ha lasciato e ci ha lasciato un voto immenso domenica pomeriggio su una strada, in un incidente d'auto. Pensavo di avere parole per lui, non riuscivo a pensare come si potesse affrontare un intervento di questo tipo, forse perché le parole sarebbero state tante, talmente tante da non riuscire a condensarle in un breve ricordo. Ma domenica, signor Presidente, un tantam anche sui social, strumento che tra l'altro Gianluca utilizzava con una certa frequenza, ha messo in condizione tutti noi, prima la sorpresa, poi la meraviglia, poi lo sgomento e l'incredulità, signor Presidente. È morto in un incidente, a bordo dell'auto c'era anche la sua compagna che è ferita, a cui facciamo gli auguri di una pronta guarigione, come anche a chi era a bordo della macchina tamponata. Gianluca, ti ho conosciuto, anzi ti abbiamo conosciuto, i primi giorni della XVI legislatura e da subito ci siamo detti: ma che tipo questo Buonanno, spiritoso, pungente, realmente realista. Uomo pratico, ragazzo appassionato, di spirito e un ragazzo molto simpatico. Pratica, simpatia e passione che metteva in tutte le cose che faceva, soprattutto quando faceva politica. Uomo dal fare colorito, che ha portato alla ribalta della politica italiana il suo essere, il suo sistema di fare. E viste le migliaia di messaggi di cordoglio e quello che in questi giorni è successo per ricordarlo, direi anche nella vita di tutti i giorni. Uomo di temperamento, direbbe qualche cronista di pugilato, un uomo veramente con la schiena dritta, un uomo che ha saputo nelle sue varie e intense esperienze politiche da sindaco, da parlamentare, da europarlamentare, avere una linea particolarissima, signor Presidente, che l'ha portato veramente a mettere in condizione la politica di interrogarsi anche su se stessa delle volte. E ricordo bene quando le prime volte che lo si incontrava aveva due orologi al polso, uno al destro, uno al sinistro. E la domanda gli veniva posta con una certa ricorrenza: ma Gianluca, perché hai due orologi? E la risposta era sempre quella: uno di questi due orologi è quello di mio papà, lo indosso per ricordarlo. E questo era il nostro amico, il nostro compagno di molte battaglie. 50 anni, Presidente, il bello della vita. Un incidente lungo la Pedemontana nel pomeriggio di domenica scorsa. Incarnava l'animo ruspante della Lega, il suo essere sopra le righe. Il nostro segretario federale Salvini l'ha ricordato con buon viaggio ad una persona leale, coraggiosa, concreta, onesta e generosa. Sempre tra la sua gente, sia da sindaco che da parlamentare, da uomo libero, da persona semplice. Un pensiero alla sua compagna, dicevo prima, al suo bimbo Nicola. E
Eppure, signor Presidente, lo dico con grande rammarico a nome di tutto il gruppo della Lega, non solo, qualcuno ha gioito per la sua morte. Sui social ci sono state cose vergognose, degne di persone che non hanno dignità. Provo una pena per questi soggetti, signor Presidente, ma tu, Gianluca, non ti curar di loro e nemmeno noi lo faremo. Riposa in pace, amico mio, riposa in pace, amico nostro. Grazie. Grazie.